Ministro Fitto, oggi è una giornata importante per Confindustria Lecce che nomina una nuova squadra, un nuovo presidente per un territorio che è in grave difficoltà da tempo oramai. Il governo cosa sta facendo per aiutare le nostre imprese? Oggi innanzitutto è una giornata importante e io sento il dovere di rivolgere un augurio sincero a Pier Nicola Leone De Castris per questo gravoso compito. Penso che sia un interlocutore serio e competente che porterà e terrà alto il livello di Confindustria nell'interlocuzione con tutti i livelli istituzionali e quindi anche con il governo. Il governo è impegnato su un percorso che è quello di mettere in campo un'azione mirata nel Mezzogiorno d'Italia, in modo particolare con l'attuazione del Piano per il Sud. Proprio nei giorni scorsi ho avuto modo di incontrare il vicepresidente di Confindustria, Cristiana Coppola, con la delega per il Sud insieme ai presidenti del comitato provinciale di Confindustria del Sud e abbiamo iniziato un percorso. Quindi sono convinto che anche qui a Lecce ci potrà essere la possibilità di avviare e realizzare questo percorso con una proficua collaborazione. Ecco, quando potremo vedere questi primi frutti del Piano per il Sud che sta vedendo tra l'altro lei insieme al presidente Vendola collaborare insieme? Ma io mi auguro nei prossimi giorni, perché gli strumenti che potevano e dovevano essere attuati sono quelli previsti all'interno del decreto legislativo che è stato approvato poc'anzi dal Consiglio dei Ministri, proprio ieri in via definitiva, e quindi potremo attuare politiche di intervento mirate e dare le risposte che abbiamo voluto individuare all'interno di questo contesto. A cosa darete priorità? Ma le infrastrutture è sicuramente il punto centrale sul quale concentrare gli interventi, sono i pochi punti che indichiamo, però è evidente che la logica è quella di concentrare l'uso delle risorse su alcuni grandi interventi strategici, evitando che ci sia una dispersione delle risorse. Il Salento alza la voce e spera insomma di non essere più emarginato. Il Salento alza la voce non con il governo, la alza eventualmente per un dibattito. Con la politica in generale? No, lo alza con un dibattito interno al contesto regionale rispetto ai temi e alle scelte che il governo regionale porta avanti, il dibattito è più interno alla regione. Nel sud non c'è un problema di quantità delle risorse ma di uso delle risorse. Vengo adesso da Budapest dove abbiamo avuto un incontro fra i ministri competenti e il commissario europeo. Insisto col dire una cosa che mi rendo conto strappa pochi applausi ma che è molto vera: il sud non ha bisogno di ulteriori soldi, avrebbe bisogno di saper spendere bene quelli che ci sono. La regione dice che il governo non passa alla regione Puglia le risorse necessarie per lo sviluppo del nostro territorio. Io penso che questa polemica sia superata dal fatto che negli incontri ufficialmente fatti con la regione abbiamo preso atto del fatto che c'è un ritardo molto pericoloso sui fondi europei, le risorse del FAS precedenti non sono ancora state spese, quindi mi sembra che non ci sia questo rischio. Quindi non ci resta che attendere? Non ci resta che lavorare per modificare i modelli di spesa, i meccanismi di spesa per dare risposte adeguate e più incisive.